giorni insieme a me, muovendo abissi di perché, sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi in questa notte quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri e poi chissà. Mi vestii prima di andare a letto. Non potevo portare niente con me, a parte pochi vestiti. Non dovevo dormire. Così decisi di scrivere tutte le forti emozioni provate durante la giornata. Poi pensai a mio padre e a come avrei voluto averlo in casa quella sera per dirgli che lo amavo più di me stessa. Mi giravo e rigiravo nel letto, piena di ansie e paure. Alla fine mi raccolsi in una preghiera silenziosa, come uno stato di trance, dove riuscii a calmarmi. Ero finalmente pronta. Il senso di colpa per la disobbedienza alle volontà di mio padre, dissolto. Controllai di nuovo l'orologio. Era ora di uscire. Presi coraggio stringendo i pugni e mi ricordai del regalo che mio padre mi fece prima di morire, un ciondolo con una pietra di luna. Ti porterà fortuna, figlia mia, in qualsiasi momento della tua vita. Ricordando le sue parole, lo indossai. Via! Pensai trattenendo il fiato. Alzai la finestra della mia camera da letto. Sentii un fruscio che mi sembrò amplificato come un rumore sordo. Un flash mi attraversò improvvisamente. Immaginai mia cugina Ambra, che si era dimostrata stranamente più pietosa nei miei confronti negli ultimi giorni di grande sofferenza. La immaginai con le lacrime agli occhi, come se avesse voluto salvarmi con il suo silenzioso grido. Scappa! Shabnam, scappa! Shabnam, scappa! Shabnam, scappa! Shabnam, scappa! Salvati almeno tu! Confusi nel prima con il poi, avvinti e tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo.